Buongiorno a tutti, ieri a Via Tuscolana abbiamo ottenuto un successo straordinario, è un obiettivo che molti dicevano di voler perseguire negli anni, l'obiettivo decoro, e che noi abbiamo iniziato a realizzare nella città. L'abbiamo fatto molto seriamente attraverso prima l'approvazione di un regolamento, la delibera 30 del 2017, che è il nuovo regolamento del commercio su area pubblica, che in qualche modo preserva il decoro e permette, tramite lo strumento delle delocalizzazioni, di spostare i posteggi che sono in contrasto con la normativa. Questi posteggi assegnati dalle amministrazioni precedenti agli operatori che purtroppo sono incolpevoli di esercitare su un posteggio che è in contrasto con la normativa, vanno in qualche modo riportati alla legalità. Decoro e legalità sono due obiettivi imprescindibili del Movimento 5 Stelle e del nostro programma su Roma. Per questo lo stiamo portando avanti con forza con i presidenti del municipio. In questo caso la presidente del settimo municipio, Monica Lozzi, ha lavorato insieme a noi della commissione con grande volontà, con grande organizzazione attraverso anche le forze di polizia locale e le forze di polizia di Stato per garantire questo processo. Questo processo andrà a vantaggio sicuramente della cittadinanza, ma io sono convinto che nel lungo periodo sarà a vantaggio degli operatori. Quindi, creando questo square in Viale Tito Labieno al settimo municipio presso la fermata Subaugusta, noi riteniamo che si possa creare un'aggregazione di queste rotazioni che sia utile come servizio alla cittadinanza e possa portare lavoro alle persone. Questo perché? Perché abbiamo sempre detto che il decoro è un obiettivo imprescindibile, ma dobbiamo preservare il lavoro delle persone, al contrario di altre amministrazioni che hanno cercato di applicare dei criteri coercitivi e per nulla democratici, che andavano a cancellare dei posteggi e a cancellare quindi i posti di lavoro delle persone. Noi questo non lo vogliamo fare, portiamo avanti con forza, con dedizione questo lavoro, però ripeto, decoro da un lato e attività produttive, lavoro e servizi dall'altro. Questo è l'obiettivo che abbiamo portato avanti al settimo municipio e la cittadinanza ce n'è già grata, e che porteremo avanti prossimamente anche nel municipio decimo, nel municipio quindicesimo e in quelle altre realtà dove verrà dimostrato tramite studi tecnici che i posteggi sono in contrasto con la normativa. Verrà fatto sempre tramite un processo partecipato coinvolgendo le associazioni di categoria, che potranno eventualmente indicare dei posteggi alternativi sempre conformi alla normativa. Grazie. La problematica però, abbiamo parlato molto spesso in commissione con le associazioni. Grazie, pure signori, per voi come rispettate le norme tutti i giorni. Allora, io vi lascio la parola, poi ascolto e se sono domande rispondo. Io però, tramite i canali che sono a mia disposizione, la mia pagina, il sito, le commissioni che sono pubbliche, pubblicate, alle quali partecipano le associazioni di categoria, ho sempre spiegato qual è il percorso. Buongiorno, allora oggi come previsto c'era la delocalizzazione delle postazioni in rotazione fisse dalla via Tuscolana a via Tito Labieno e via Giulio Capitolino. Abbiamo incontrato anche i rappresentanti di categoria che hanno fatto ulteriori richieste per integrare dei parcheggi, noi cercheremo di accontentarli, ma è una cosa che ci chiedevano comunque i cittadini, che arrivassimo a questa soluzione. Sappiamo che era una soluzione non fattibile e non accontentabile per quanto riguarda gli operatori, ma comunque era quello che ci eravamo già proposti dalla scorsa consigliatura e anche dal consiglio attuale. Questo serve per dare respiro allo sviluppo della via Tuscolana e fare in modo che si riavvii di nuovo il centro commerciale naturale, e vogliamo anche che si dia la disponibilità e soprattutto dare agli operatori uno sviluppo economico, poiché integreremo anche con l'attività nelle aree che abbiamo deciso di
di spostarli. L'attenzione da parte nostra è sempre in prima linea a fianco degli operatori, anche se la vedono in maniera diversa rispetto a quello che hanno fatto nell'arco degli ultimi 40 anni, ma cercheremo sempre di assecondarli e di avviare ad un nuovo sviluppo, e soprattutto per stare al passo di quello che è la modifica del commercio sul territorio romano. A presto e grazie.